tema di questa di quest'anno mi è particolarmente caro, inizio e fine. Un tema capace di far presente a ciascuno di noi il principio della dignità e della sacralità della vita umana. Inizio e fine è il tema dell'incontro promosso dal Comune di Curcuris in collaborazione con la diocesi di Alesterralba lo scorso 18 agosto nell'ambito della terza edizione del Festival Comunitario, iniziato l'11 agosto e in programma fino al 29 settembre. Nella casa Re di Pilloni si è parlato del passato e del presente, di inizio e fine vita, da un punto di vista storico, giuridico e teologico. Come se effettivamente la condizione umana potesse essere in qualche modo rischiarata nel suo significato dal fatto che prendiamo atto che la nostra esistenza si svolge all'interno di una cornice. Ricchi di spunti di riflessione gli interventi del sindaco Raffaele Pilloni, del parroco della comunità di Zeppare Curcuris Don Emanuele De Idda e poi ancora di padre Carlo Casalone, docente di teologia morale nella Pontificia Università Gregoriana di Roma, del professore di storia contemporanea nell'Università di Cagliari Gianluca Scroccu, coordinati dalla docente di storia della filosofia nell'Università di Cagliari Francesca Crasta. Durante la serata si è parlato a lungo dell'inizio e del fine vita, passato e futuro, che aiutano a vivere il presente in cui tutti sono chiamati ad impegnarsi, a dare il proprio contributo nella comunità, in una società che si mostra sempre più frammentata. C'è bisogno di coesione sociale, è stato detto, di amore, di sostegno e di comprensione della vita. Sono dunque emersi tanti interrogativi sulla sofferenza e il dolore di chi vive la fase terminale di una malattia. Inevitabile il riferimento all'eutanasia, al suicidio assistito, al confine tra uccidere e lasciare morire, sul dialogo delicato tra famiglie e medici di fronte all'accanimento e alla morte. Ma si è parlato a lungo anche di dignità, di umanità, di comprensione del passato che è maestro di vita e della necessità di fare memoria per capire i nostri paesi e le nostre comunità. Il vino come strumento di promozione del territorio, e se si parla di Gallura si deve parlare ovviamente di Vermentino di Gallura, è stato il tema di Calici di Vini, l'evento che si è svolto all'eremo di Santrano di Luogosanto. Vediamo. L'applauso segna l'inizio della manifestazione che da 6 anni il Comune di Luogosanto con la Proloco organizzano per promuovere il territorio attraverso il vino di qualità. In Alto i Calici, all'eremo di Santrano, luogo di culto dall'invidiabile posizione che domina questa porzione di Sardegna granitica, teatro speciale per le cantine del territorio, protagoniste dell'evento. Calici di Vini ha scelto di lanciare una sfida portando la manifestazione proprio nel punto più alto del territorio, pieno di storia e di significato. Da qui partono le nostre radici, la nostra identità, questa è la nostra storia, quindi quale miglior luogo per promuovere Luogosanto e i suoi vini e i suoi vitigni. Auspichiamo anche per gli anni futuri di andare avanti, di crescere, di sviluppare in modo sinergico con le cantine locali e del territorio queste importanti attività di promozione per il nostro paese e per tutta la Gallura. L'importanza del vino come attrattore anche turistico è stata sottolineata durante il convegno iniziale dedicato al Vermentino di Gallura e al marketing territoriale, presenti anche il presidente del distretto delle ruralità del Nord Sardegna, Fabio Albieri, e il presidente della strada del Vermentino, Gavino Sanna. Da partire dal mondo scuola, sistema diciamo quindi di promozione a livello internazionale, quindi attraverso gli accordi con le varie ambasciate, di cui l'ultimo accordo, nato attraverso il Comune di Tempio e il Comune di Monti, con l'ambasciata di Cecoslovacchia italiana. Altro aspetto importante è stato quello di aver partecipato a ben 2 tavoli tecnici del Ministero e aver portato a casa il grande risultato per quanto concerne la cosiddetta vendemmia turistica. Il pubblico ha premiato la scelta coraggiosa. In tanti hanno deciso di arrivare all'eremo di Luogosanto e godere delle eccellenze vinicole presenti in un luogo unico al mondo. E ora lo sport, anche il Cagliari era presente questo pomeriggio ad Ascoli per l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, l'allenatore rossoblu dal 1991 al 1993 e nella stagione anche 96-97. A rappresentare il club, visto che i giocatori e mister Ranieri sono a Torino per l'esordio in campionato, il coordinatore tecnico della Primavera, Roberto Muzzi, ex giocatore di Mazzone nella stagione 96-97 e autore del gol contro il Milan che
consentì al Cagliari di disputare lo spareggio salvezza, poi perso a Napoli con il Piacenza. Il Cagliari, attraverso Muzzi, ha portato ai funerali una maglietta rossoblu come ultimo dono al tecnico protagonista dell'ultima scalata in Europa. Il club ha partecipato alla cerimonia anche con una corona di fiori. E questa era l'ultima notizia, quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi e per aver scelto il telegiornale di Teleregione Live. Grazie e arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.